Sportivi siciliani, ben ritrovati con la puntata numero 23 di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni domenica a partire dalle 19.30 in diretta su Sesta Rete, siamo in replica anche alle 23, in replica anche il lunedì mattina a partire dalle ore 8.30. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ovvero tutti i risultati, i commenti sul calcio dilettantistico siciliano. Ormai sapete tutti, siamo in dirittura d'arrivo, oggi molte partite playoff hanno determinato anche alcune squadre che hanno vissuto momenti importanti perché passano di categoria, hanno vinto i loro rispettivi gironi riguardati appunto i playoff. Oggi però ci sembra un po' giusto e doveroso iniziare la nostra puntata con la notizia che ormai sanno tutti di questa retrocessione in Serie B da parte del calcio Catania. Noi di Penalty, sapete tutti, non ci occupiamo assolutamente del calcio professionistico, però mi sembra giusto fare una nota e lo facciamo naturalmente con i nostri ospiti che tra poco vado a presentare, perché prima devo chiaramente salutare la nostra prima penaltina, Giulia Bonaccorsi. Ciao Giulia. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Oggi la prima e unica penaltina perché Federica si è presa la sua giusta, doverosa giornata di riposo, sarà andata al mare evidentemente. Poi è successo qualcosa al tuo ginocchio, ho visto che hai un ematoma. Devi sapere Ettore che io ballo, faccio tante cose. Abbiamo una penaltina ballerina, quindi è giusto. È giusto. Allora, salutiamo in postazione anche il ritorno di Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Notizie riguardanti l'Interregionale e l'Eccellenza con i playoff importanti che si sono svolti. Sì, commenteremo queste ultime partite, ormai siamo agli sgoccioli, aspettiamo veramente gli ultimissimi verdetti. È vero. Allora, come ho anticipato proprio in apertura del nostro programma, oggi faremo una piccola introduzione riguardante questa retrocessione del calcio Catania in Serie B. Lo facciamo naturalmente con un personaggio molto conosciuto nell'ambito del calcio siciliano e non solo, con il presidente dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori Regione Sicilia. Parliamo di mister Renato Marletta. Ciao Renato, ben trovato. Ciao Ettore, grazie dell'invito e buonasera a tutti. Certo che ti ritrovi a parlare del Catania, insomma, in un momento in cui... No, in una giornata tipica, perché la festa della festa mamma... Festa della mamma, una vittoria fuori casa, tra l'altro. No, la Corri Catania, che oggi ha deliziato quasi 30.000 persone. È vero, una grande festa dello sport. Ci siamo ripresi la città, purtroppo in questo momento, oltre alla città che è già di Serie B, ci ritroviamo col Catania in Serie B, sicuramente non è retrocessa a Bologna. È vero, non è retrocessa a Bologna questo Catania, tra l'altro ultimamente firmato da Pellegrino. Insieme al nostro ospite Renato Marletta abbiamo anche il manager sportivo Davide Santanucito, che buonasera, salutiamo, buonasera. Ciao Davide, e anche il capitano della squadra Domus Bet Catania Beach Soccer, nonché anche giocatore della nazionale, Giuseppe Platania. Ciao Giuseppe, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Allora, ho promesso un'introduzione tutta catanese, quindi voglio sentire un po' i nostri ospiti, voglio sentire anche Carmelo su questa retrocessione. 30 secondi per tutti, perché come tutti ben sanno noi parliamo solo del calcio dilettantistico. Renato. Allora, il Catania è in silenzio stampa, ci auguriamo che da domani possa programmare una pronta promozione in Serie A, perché in effetti dopo 8 anni che siamo stati abituati bene, ripartire non è facile. È difficoltoso. Tra l'altro il Catania non retrocedeva da tantissimo tempo, da oltre 20 anni. È difficoltoso anche perché trovare in questi casi i colpevoli è sempre molto difficile. È sempre molto difficile. Le responsabilità credo appartengono a tanti, dalla società ai calciatori, probabilmente a qualche tecnico, però fare processi in questo momento non serve a nulla. Non serve a nulla, anche perché bisogna rimboccarsi le maniche. Secondo me ripartire da Pellegrino, che ha dimostrato in queste partite di saperci fare. Tra la sorpresa generale, tra l'altro. Ma per chi non lo conosceva. Certo. Perché come a tanti nostri allenatori siciliani, ogni tanto viene data l'opportunità e dimostriamo quello che sappiamo fare. È vero. Maurizio è uno dei pochi che gli hanno dato l'opportunità di fare la Serie A, ha dimostrato di non essere l'ultimo arrivato, soprattutto è stato capace di gestire uno spogliatoio atipico e strano come quello del Catania, ha avuto risultati incredibili, perché 3 vittorie nella sua gestione non venivano nemmeno... L'unica vittoria allenatori. Tra l'altro fuori casa, tra l'altro, sotto una sua gestione. Certo, gioire con una vittoria esterna e nel contempo retrocedere è purtroppo vero. Fa male. È vero, è vero. Allora, sentiamo anche un po' il parere di Davide, Davide Santanucito, che si occupa di manager sportivo...
calcio in generale. Davide, io credo che comunque una retrocessione è sempre una cosa brutta per qualsiasi società, in modo particolare di un Catania che negli ultimi anni ci aveva, insomma, deliziato anche con del buon calcio. Nelle ultime stagioni siamo stati veramente la sorpresa della Serie A. Diciamo sì, sicuramente il Catania in questi anni ha fatto ottimi risultati, ricordiamoci l'ottavo posto raggiunto recentemente. La recessione è sempre una cosa brutta, e purtroppo annunciata quest'anno. I risultati sono stati molto spesso deludenti, impietosi. Ci auguriamo tutti che tutto il movimento catanese della possa riprendersi. Sì, un po' come ha fatto il Palermo quest'anno, ha avuto una risalita trionfale. Ma non è facile, non assolutamente, è facile. Assolutamente. Ripartire subito e vincere un campionato. Anche perché io immagino una B l'anno prossimo più competitiva. È vero, anche io sono d'accordo. Come è anche molto competitiva la Serie A di Beach Soccer. E allora a questo punto il Catania Beach Soccer, sponsorizzato dalla Domus Bet, sarà l'unica squadra di Serie A, insomma, tra calcio, calcetto, beach, tra soccer, calcio a 5. Giuseppe Platania, ne sei a questo punto il rappresentante ufficiale, perché sei il capitano di questa squadra che Giuseppe Bosco quest'anno ha veramente potenziato a 360 gradi, e credo che sia la squadra da battere, ho l'impressione. Ma sulla carta saremo la squadra da battere, però non nascondiamo il fatto che le altre squadre sono già ben attrezzate e non siamo gli unici. Però, ripeto, il presidente ha fatto tantissimi sforzi, ha cambiato un po' tutto, dall'organigramma societario quasi 9 elementi. Speriamo di tenere alto il nome della società e portare sta maglia fino allo scudetto. Voglio sentire però un po' il tuo parere su questo Catania che retrocede in Serie B quest'anno. Guarda, il parere è, c'è tanto rammarico, perché se ne avete la classifica bastava fare 34-35 punti per salvarsi. Sì, quest'anno la quota della salvezza era proprio bassa. È davvero un peccato, perché purtroppo dopo tanti anni con tantissimo e ottimo gioco espresso è solo un peccato tornare in Serie B, che non sarà facile risalire. Infatti. Allora, Carmelo, chiudiamo questa introduzione su questa brutta domenica del calcio catanese con la retrocessione in Serie B con un tuo pensiero. Io faccio una valutazione, Ettore, molto diretta. Quando vinci la prima partita in trasferta il 12 maggio meriti di retrocedere. Il campo ha emesso il verdetto più corretto, quanto mai doloroso per noi catanesi, perché perdiamo un patrimonio immenso. Prima il direttore Santonocito parlava di movimento catanese. Il movimento catanese, visto che noi parliamo di dilettantismo, sì, il ragionamento lo facciamo complessivo. Il movimento calcistico catanese in provincia nel suo complesso non se la passa bene. Mancano le strutture, mancano tante cose. Il Catania in Serie A rappresentava quel picco che ci consentiva un attimo di sorridere. Perdiamo anche quello, ed è un dolore fortissimo sotto l'aspetto sportivo, ovviamente, però il campo ha emesso un verdetto giusto e lo dobbiamo accettare e riconoscere con sportività. È vero, è vero, è vero. Bene, allora a questo punto parliamo del campionato interregionale, anche perché come tutti ben sanno si sono aperti i playoff per quanto riguarda questo campionato. Abbiamo i playout dove vedranno, insomma, due squadre di Messina cercare di salvarsi. Carmelo, tra Città di Messina e Due Torri sarà una dura battaglia la settimana prossima. Sarà una battaglia durissima, e si dispiace che comunque una delle due dovrà salutare. Tra l'altro due squadre che il Due Torri da matricola non ha fatto un cattivo campionato. La formazione di Gliaca di Piraino ha avuto la tragedia della morte, sì, di Marco Salmeri nelle ultime due giornate. Bisogna vedere quanto la formazione di Alacqua sarà capace di riprendersi da uno shock molto forte. Il Città di Messina nel corso della stagione ha espresso anche un buon calcio, anche specie dopo il cambio in panchina con l'avvento di Panarello. Secondo me quest'anno ha raccolto molti meno punti di quelli che avrebbe meritato. Sarà sicuramente una sfida fra due squadre che complessivamente forse hanno raccolto quest'anno meno di quello che avrebbero meritato. A proposito del campionato di Serie D, abbiamo anche il risultato definitivo per quanto riguarda l'unico playoff di questo girone I tra Agropoli e Battipagliese. Vittoria dell'Agropoli. Questa sfida campana, tra l'altro una gara estremamente piacevole, perché in realtà queste partite non sono mai molto accattivanti sotto l'aspetto dello spettacolo quando la posta in gioco è così alta. La Battipagliese era andata in vantaggio, l'Agropoli nella ripresa ha recuperato e si andrà a giocare la finalissima di girone con l'Acregas. Questi playoff possono rivestire una certa importanza.
Teoricamente, vista la situazione economica complessiva di molti club nella futura Serie C unica di sì. Lega Pro, lascia ancora qualche posticino libero per un eventuale ripescaggio in Lega Pro. Pertanto questi playoff comunque mantengono un certo interesse e per l'Acregas possono rappresentare una bella opportunità a partire dalla settimana prossima. Renato, possono rappresentare veramente una grande possibilità per una piazza importante come Agrigento, no? Un'eventuale vittoria nei playoff garantirebbe sulla carta un possibile ripescaggio, anche perché con questa rivoluzione che ci sarà nel calcio, sì, prossimamente qualche cosa cambierà, prossimamente ci saranno tante cose da rivedere, partendo dalla Serie D, dove purtroppo due nostri siciliani non faranno più parte, certo, speriamo, Licata e Ragusa, probabilmente la terza è una da scegliere tra Messina e Due Torri. Per cui tutto il movimento è da rivedere, anche perché... Ma invece, direttore, io volevo lanciare una provocazione. La Serie C, la Lega Pro ha già fatto la sua parte, questa riforma era necessaria. Io credo che sia necessaria a questo punto la riforma anche nella Lega Nazionale. Dice bene Carmelo. Torniamo veramente come prima del 1980. Io credo che sei gironi fra eccellenza e promozione non li reggiamo in Sicilia, ma se facciamo un sondaggio, io non conosco bene la realtà delle altre regioni, ma leggendo qua e là, spulciando qualche sito, io allora, credo che ormai è le due serie regionali massime. Report qualche settimana fa ha messo il dito dentro la piaga del calcio dilettantistico intervistando Tavecchio, che è un po' l'alfiere di questo. Ha scoperto una pentola. Ha scoperto la pentola dove dentro bolle tanta roba. È chiaro che in questo movimento dilettantistico tante famiglie sopravvivevano degli introiti del calcio. Purtroppo non è più possibile, anche perché l'economia nazionale va a rilento e quindi allora soffrire. Io mi chiedo, se le società hanno già difficoltà ad iscriversi ai vari campionati, come si può pretendere di sottoporle a spese non tanto dal punto di vista tecnico ma anche gestionale? Per cui secondo me bisogna fermarsi un attimino, un ritorno all'antico, anche perché senza il calcio dilettantistico la piramide professionistica non crolla, ha senso crolla. Stesso discorso il movimento dei giovani. Senti, però Renato, io ti volevo però fare una domanda anche un po' piccante, perché il prossimo anno una Serie D, che dovrebbe sulla carta essere un campionato dilettantistico, mi sa che il prossimo anno di dilettantistico non ci avrà proprio niente. Allora, dilettantistico no, perché tu ben sai che i calciatori ufficialmente sono remunerati. Sì. Rimborso spese. Con un minimo di rimborso che va da 7.500 euro, che addirittura volevano togliere, a un massimo di 20.000 euro. Immagina cosa significa gestire una società, ma non tanto sotto l'aspetto tecnico, allenatore, calciatore. Immagina che 5 società, ad esempio, di siciliane dovrebbero andare a giocare 15 trasferte tra Campania, Puglia e Calabria. Un esborso esagerato per una squadra dilettantistica. Ritiri, trasporti. E cosa occorre per andare a giocare una trasferta? Per cui quando tu fai un bilancio di previsione di una società, a prescindere dai 30.000 euro di iscrizione più i rimborsi spesa, più i famosi rimborsi spese, questi soldi, domande, chi dovrebbe metterli? Ma infatti proprio alla luce di questo, mister, è lei che rappresenta un'associazione importante come l'associazione allenatori. Io credo sia venuto il momento, anche con le associazioni di categoria, tra virgolette, che una delle quali lei rappresenta, di cominciare a fare pressione. Noi, tra l'altro, in Sicilia, Morgana è anche vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, iniziare a fare pressione per mettere mano alla riforma. Questo sistema, oggi 4 categorie regionali, il sistema non le regge più. Soprattutto per ragioni economiche, penso... quindi bisogna subito mettere mano a una riforma. Io credo che i 4 gironi di promozione siano esagerati. Ti dico subito perché nell'ultimo mese sono stato coinvolto in una cordata di rivoluzionaria gestita dal presidente della Pro Libino, Salvo Vasta, perché praticamente si vorrebbe una rivisitazione dei costi di gestione dell'ambientistica sportiva catanese e delle spese, di trasferimento. Delle spese di iscrizione delle società. Una società di terza categoria non può sobbaccarsi un onere di 10-15.000 euro, soprattutto se si avvicina a un discorso sociale di quartiere a rischio. Allora è chiaro che i dilettanti... Non si può sempre pensare di chiudersi gli occhi e navigare nell'oro. Tutto parte da Roma.
perché è chiaro che quello che succede in Sicilia non succede in Lombardia. In Lombardia l'iscrizione... Beh, hanno anche una concezione del dilettantismo totalmente diversa. Però dico, è giunto il momento di chiudere, di aprire gli occhi, soprattutto da noi, perché il concetto che tu voglia comunque partecipare a un campionato più importante e poi non hai le basi, è come se tu ti compri una macchina e poi non hai soldi per pagare l'assicurazione o per metterci la benzina. Cioè non ha senso, anche perché grossi centri, purtroppo, vedi Enna, vedi altri centri, non possono vivere di antichi ricordi. Bisogna guardare la realtà. La realtà significa oggi cosa rappresenta il mio movimento, questa categoria. Io mi sforzo di poter partecipare, anche perché il calcio è un momento di aggregazione, non va dimenticato. Abbiamo perso i veri valori del calcio, ma soprattutto un ritorno all'antica da parte dei settori giovanili. Se tu ci fai caso, non esistono più i salesiani, non esistono più le piazze, in strada non si gioca più. C'è una modaiola di scuole calcio, sì, dove io che non so fino a che punto durerà, dove non è più possibile nemmeno per i genitori poter pagare per un bambino, per due bambini, una retta mensile, sì, al di là di tutto. Per cui bisogna per un attimo fermarsi, anche perché i nostri giovani non si avvicinano più al calcio. E lo sappiamo perché abbiamo per visto cui, che ci sono mancando, tanti altri mancando la materia prima, ecco perché poi portiamo giocatori argentini, giocatori brasiliani. Diciamo che sulla riforma prima parlavate del dilettantismo, se ci sarà e quando. Speriamo. Ultimamente sono stato ospite a Foggia, invece, sì, il Foggia Calcio, e in TV si parlava della riforma della Lega Pro. Diceva una riforma azzeccatissima, perché dice sì, le squadre dilettanti non riescono ad andare in trasferta in Campania, ma neanche in Lega Pro, tanto che probabilmente la divisione sarà per nord, centro e sud. Credo che sia la più logica. Anche, eh, al nord, anche al nord, difficoltà economiche ci sono. Il Bellaria, che è retrocesso, ne parlavo alcune settimane fa, ha avuto difficoltà economiche anche lì. Una realtà solidissima, il Bellaria. Assolutamente, che ha fatto, ma non poteva tenere più quei livelli. Anche dilettantismo. Il fatto che poi dopo non si sono più avvicinati anche gli sponsor, hanno peggiorato ulteriormente questo problema, no? Le sovvenzioni, che non erano soltanto quelle da parte delle amministrazioni comunali, adesso sono venute a mancare anche gli sponsor. Io ricordo l'esperienza mia con Mario Marino in Serie D con la Cireale. Mi ricordo la Juniores ebbe difficoltà ad andare a Casarano. E quindi? A fine stagione, perché comunque soldi ce n'erano pochi. I soldi ce n'erano. Il problema di Cireale è una piazza comunque importante. Va bene, abbiamo fatto diciamo un quadro completo di questo calcio dilettantistico. Poi tra l'altro con Renato insomma ci allarghiamo e facciamo bene, perché soprattutto tu che hai un ruolo, come dice bene Carmelo, importante. Volevo puntualizzare una nota di Carmelo. Allora, il nostro movimento, tu sai benissimo che noi dilettanti dalla terza categoria all'eccellenza, alla Serie D, andiamo incontro al rimborso spese. Sì. Naturalmente ci siamo ribassati il 20% degli emolumenti, proprio per far capire a tutto il movimento che parte da noi questa volontà. Anche se spesso vuol dire che alcune società non pagano neanche questo minimo. Diciamo che sotto certi aspetti siamo tutelati, perché ci sono i famosi contratti di rimborso spese. È chiaro che la società deve capire che se vuole partecipare a un campionato importante si deve affidare a un tecnico qualificato. Anche perché noi partecipiamo a dei corsi di aggiornamento, abbiamo che dei costano. Costi che costano naturalmente. Tra l'altro si stanno riformando anche quelle di prima, seconda e terza categoria, ma soprattutto perché tu gestisci risorse umane con persone qualificate, con tutto il rispetto di quelli che erano, diciamo... Il vecchio stampo dell'allenatore. Il vecchio stampo dell'allenatore, no? Dove tu improvvisavi, che so, facevi magari il farmacista, con tutto il rispetto per i farmacisti, la sera ti mettevi un cronometro, un fischietto e ti adattava a fare l'allenatore. Beh, quel tipo di dilettantismo, grazie a cielo, è un po' scomparso, perché comunque la figura dell'allenatore, dici bene, ultimamente è stata anche utilizzata. No, tra l'altro, tengo a sottolineare che per quanto riguarda i campionati di eccellenza, promozione, prima, seconda e terza categoria, non sono previsti rimborsi spese e emolumenti. È chiaro che tu devi chiedere, se chiedi a un ragazzo, soprattutto perché con questa fascia d'età che è obbligatoria, l'anno prossimo sarà 94, 95, 96, 95, 96, 97, al genitore non puoi dire dagli 10 euro della benzina al figlio per andare a giocare ad allenarsi. Non penso quanto, proprio. Un minimo di rimborso ci vuole. È vero. Una via d'uscita, secondo il mio modesto parere, potrebbe essere la cultura dell'associazionismo, cosa che noi non abbiamo, perché in certi paesi
non facciamo nomi, Taormina e Compagnia Bera, due o tre squadre, ma che senso ha? Infatti, soprattutto Taormina quest'anno, cioè, è stato che incredibile. Che senso ha? Tanto vale avvicinarsi, raggrupparsi come dirigenti, hai la possibilità economica di mettere dei soldi per la squadra, fate una buona squadra. Piuttosto una che squadra tre. Sola a grandi livelli. Volevo sentire un attimo Giuseppe Platania, voi quest'anno avrete un allenatore pluripremiato, 4 volte campione del mondo col Brasile, quindi sarà un impatto importante con un altro modo probabilmente di allenare. Come vi state preparando voi del Catania Beach Soccer a questo impatto internazionale anche con questa figura importante? Guarda, la figura del mister, solo il curriculum parla da solo, anche se è facile vincere con 10-12 fenomeni in campo. Eh beh. Comunque, perché sì, voglio sulla dire, carta. Sì. Sulla carta, gli allenatori lo fanno sempre i giocatori, chiaro, a mio parere. Chiaro. Però il mister, diciamo, è una persona di grande esperienza, ho avuto la possibilità di conoscerlo perché per fortuna l'ho incontrato 4 volte a nostro malgrado con l'Italia. Da avversario, compresa la finale persa in Marsiglia. Compresa la finale persa al Mondiale. Ci stiamo preparando bene, c'è solo da imparare perché tanta esperienza la metterà a disposizione, credo, perché da quel che ho sentito e da quel poco che ci ho parlato l'ha stimolato tantissimo la piazza, perché ovviamente vedendo il presidente come ha lavorato attorno a questo... Chiaro, a questa squadra. Ma com'è il rapporto economico di un allenatore di beach soccer? Io sono all'oscuro, cioè un contratto a tutti gli effetti, no? Sì, ci sono dei rapporti economici che vanno... Ma se ci sono dei limiti? Come in tutti i contratti ci sono i massimali. Ah, ho capito. Che dovrebbero al condizionale essere rispettati. Però non si sa se poi dopo... Poi puoi fare mille accordi, nel senso che è chiaro che quando un allenatore viene esonerato si può rivalere solamente un contratto economico fatto per bene. Stabilito. Se tu hai degli extra o degli accordi non vengono riconosciuti in separata sede, come si dice in gergo in nero, non ti vengono riconosciuti. Poi dipende dalle società. Rispettare impegni sulla rispettare, parola. Anche se in questo calcio una volta i veri presidenti si stringevano la mano agli allenatori e chiudevano il rapporto. Oggi stringi 10 mano e ci sono 50 segni campioni. Anche perché non sai se poi alla fine quei 10... No, stringi 10 mano e non sai mai con chi parlare. Infatti. Vabbè, io sono sicuro che comunque il Catania Beach Soccer, adesso a prescindere da quello che sarà la qualità del mister, ha comunque un progetto importante. Giuseppe Bosco ha fatto un investimento con questa Beach Arena. Credo che tutto il movimento, grazie a Giuseppe Bosco, che tra l'altro insomma darà modo di vivere la Coppa dei Campioni, la Champions League qui a Catania. Permettimi un inciso, Peppe ha detto una cosa non trascurabile. Alla fine sono i calciatori. Ah, quello allora, sicuro. Dalla terza categoria alla Serie A, la qualità dei calciatori è fondamentale. È chiaro che se Conte allenava il Catania o Maurizio Pellegrini allenava la Juventus, probabilmente i risultati sarebbero gli stessi. Cioè, è chiaro che l'importanza di un tecnico è fondamentale, la preparazione, però, la qualità. Però è chiaro che se tu alleni, come giustamente diceva Peppe, 12 campioni del mondo, ti viene facile allenare. È molto più facile, va benissimo. Allora abbiamo chiuso questa ampia parentesi introduttiva del campionato interregionale con tutto quello che riguardava anche il movimento calcistico siciliano. Carmelo, rimani, perché giustamente tra poco parleremo di eccellenza, lo faremo dopo le 20:10, okay. Perché come tutti ben sanno alle 20 c'è questo spazio dedicato al torneo Match Talent. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, a tra poco.
Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Avete appena visto lo spot che ricorda l'appuntamento con il Penalty Award, che ha subito una piccola variazione nella sua data, in quanto giorno 25 era questa la data stabilita, si è deciso di spostarlo a giorno 1, domenica successiva, perché il 25 abbiamo le elezioni europee, quindi ci è sembrato giusto dare modo un po' a tutti i calciatori e non solo, che saranno ospiti nella nostra trasmissione, insomma, di dedicarsi alla giusta votazione europea. E qui abbiamo il presidente che ci conferma che giorno 1 saranno tutti presenti finalmente. Tanto attesa Penalty Awards. Allora, diciamo che abbiamo già messo le basi per un'organizzazione ramificata in tutta la Sicilia, sì, coinvolgendo tutti gli allenatori, i presidenti AIEC, che coinvolgeranno gli allenatori dei vari gironi, eccellenza e promozione, per una cosa simpatica, e anche il miglior giocatore di prima categoria, sì, di prima categoria. Proprio dettato dal fatto che queste nomination sono una novità. Una novità assoluta, perché i giocatori che faranno parte delle nomination non sanno chi vincerà praticamente il premio finale, lo conosceranno in quel momento in diretta in studio. Tra l'altro, una cosa simpatica che, come giustamente hai detto tu, che sei, diciamo, l'organizzatore principe di questa il patrono di questa manifestazione, grazie a te e anche alla nostra collaborazione e di tanti tecnici, non facciamo un discorso di età, sì, per cui magari dal sedicenne al trentenne hanno l'opportunità di poter competere in questa manifestazione, che naturalmente è un pregio per noi come movimento, anche perché chi meglio del tecnico può giudicare il calciatore, ma non solo il calciatore della propria squadra, ma soprattutto i calciatori avversari. Tra l'altro, il premio Penalty andrà in scena qui su Sesta Rete domenica 1, e poi giorno 9 c'è quello dell'Ajax. Sì, giorno 9 noi organizziamo l'Oscar dell'allenatore a Fiumefreddo di Sicilia, per cui abbiamo un mese di maggio, tra l'altro, poi ne parlerà ampiamente Davide, il 30 venerdì avremo un incontro tecnico, sì, con un allenatore che ci dovrebbe dare lo sta bene. Abbiamo contattato Stramaccioni, a dir la verità, però è un periodo dove sono tutti impegnati. Comunque, certo è, magari faremo un passaggio televisivo, sì, su Sesta Rete, che nel torneo tra poco parlerete, ci sarà spazio anche per un convegno tecnico. Bene, bene, bene. Tra l'altro voglio ricordare che domenica 25 ci sarà la presentazione di tutte le nomination, quale migliore portiere, difensore, centrocampista, attaccante, e anche migliore allenatore e migliore dirigente, appunto, del premio Penalty Awards. Adesso è arrivato il momento di fermarci solo per 9 minuti, ma sono 9 minuti gradevoli, perché come già tutti ben sanno, all'interno di Penalty, in queste ultime puntate di questa stagione 2013-2014, inseriamo la replica della trasmissione Match Talent, un torneo di calcio che si svolge presso il centro sportivo La Bola, organizzato dalla Caruso Management. Raccontiamo appunto le partite che si sono svolte questa settimana. Noi ci vediamo tra poco e ricontinueremo a parlare di calcio dilettantistico. Match Talent, seconda edizione, la puntata della domenica, tra l'altro inserita all'interno della trasmissione Penalty. Come al solito a fine settimana parliamo con Ciccio Caruso, l'organizzatore. Seconda settimana di gioco, devo dire ancora una volta grandissimo successo sia di pubblico ma anche dal punto di vista tecnico. Sì, grandissimi giocatori all'interno del campo, già qualche risultato fa vedere le squadre ben posizionate, qualcuno già dai primi pronostici, ma ancora è tutto presto, ancora troppo presto per comunque quantificare classifiche in maniera definitiva. Sì, sì, anche perché fra qualche settimana già inizia il calciomercato, quindi già quella squadra un po' in difficoltà riesce a sistemare il suo team. Abbiamo avuto grandissimi giocatori questa settimana con grandissimi potenziali tecnici. Ecco, spiegaci bene questa cosa del calciomercato, perché assolutamente una novità che è stata inserita quest'anno nell'edizione del Match Talent.
praticamente le squadre che partecipano a questo torneo hanno la possibilità di fare una campagna acquisti di rafforzamento. Esattamente, noi organizzazione abbiamo messo 11 cartelline a disposizione per ogni team, oltre a questi giocatori non possono inserire, quindi naturalmente ci avranno le loro difficoltà giornalmente con i vari motivi di lavoro. Ma possono avvenire anche dei passaggi di squadra in squadra all'interno della manifestazione anche? Assolutamente sì, ed è questo il bello, perché poi faremo un mini giornalino interno dove racconteremo tutti i gossip possibili che avvengono durante la stagione del calciomercato. Insomma, ancora una volta questa manifestazione ci sorprende assolutamente in positivo. Noi vi lasciamo con gli altri highlights della settimana e sicuramente avremo modo anche di vedere ancora una volta tanta qualità. Quest'oggi un bel poker da parte tua del bomber del Caffè Moscerì, Pepe Messina. Sì, la partita la scorsa volta è stata una partita pareggio, però meritavamo di vincere, però meno male che un punto a casa fa bene. Oggi anche all'inizio abbiamo battuto la palla non voleva entrare, poi ci siamo sbloccati finalmente, giocando a pallone abbiamo tanti gol e vinciamo facilmente oggi. 32 sul campo che hanno gestito i primi minuti iniziali del match in maniera esuberante. Poi è un po' al mollato questo team e avete preso le retini, soprattutto il centrocampo con Seriano. Sì, la squadra il primo tempo ha giocato bene, più di 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora della partita, la squadra avversaria. Poi certo noi giocando a pallone, quindi abbiamo fatto primo e secondo gol, loro sono giù di morale. Grande anche il loro portiere, ha fatto belle parate pure, anche il nostro ovviamente. Quindi la partita è andata bene oggi. Siamo ancora una volta con Fabrizio Bruno, uno dei dirigenti del Centro Sportivo La Bola, che ospita questa seconda edizione del Match Talent di Mister Bianco. Allora Fabrizio, siamo contenti perché abbiamo visto tantissima affluenza di pubblico, ma soprattutto ancora una volta un'organizzazione perfetta. Chiaramente tutto grazie a Ciccio Caruso Management, ma anche alla vostra organizzazione che mette a disposizione una struttura a 360 gradi. Sì, buonasera a tutti, il torneo sta andando così come prevedevamo, tanta gente che interviene durante le partite, pubblico caloroso e oltre questo delle belle partite, fair play in campo e tanto divertimento. Indubbiamente il fair play diventa una delle cose più importanti all'interno di una manifestazione. Hai detto bene, assolutamente straordinario il fair play fra giocatori, fra società, ma anche una perfetta organizzazione arbitrale che ha permesso che l'andamento degli incontri sia stato sempre tenuto a regime. Sì, sicuramente, appunto, le partite vanno bene sia perché l'organizzatore dirige in un certo modo, sia perché la terna arbitrale fa in modo che tutto proceda nel verso giusto. Estremo difensore, uno alle spalle, Danilo Silvestri. Esagerato. No, la verità si deve dire, grandissima la tua prestazione anche quest'oggi che hai battuto una tua virtuale ex, 2-1. Grandissime le tue parate, il tuo esordio, SG Calcio. È difficile da dire adesso. Dopo 2 anni passati con gli amici del chiosco non è facile lasciare i miei amici, soprattutto la prima partita e giocare oggi è stato un po' difficile, ma comunque questo è il calcio. Questo è il calcio, si dice.
La tua parata su un tuo ex ha fatto un siluro Orazio Catania. No, ha preso e tu la fatto... traversa, non l'ho toccata. Non l'hai toccata? No, no. Non l'hai toccata. Fortunato. È fortunato. E per questo è un signore. Danilo Silvestri, numero uno alle spalle, uomo Match Talent, SG Calcio. A Match Talent è arrivato il momento di conoscere i risultati e le classifiche dei gironi di questo torneo. La puntata della domenica si conclude qui, puntata tra l'altro inserita nello spazio di penalty per quanto riguarda la replica a partire dalle ore 20. Vi ricordo che questa è una trasmissione che comunque va in onda su Sesta Rete il sabato e la domenica alle 15.40, appunto con la replica alle ore 20, e nella versione domenicale una replica tutta all'interno della trasmissione che parla di calcio dilettantistico, che è penalty. La puntata di oggi si è conclusa, noi ci vedremo la settimana prossima, racconteremo la terza settimana di gioco, ancora una volta una puntata ricca di gol e perché no anche di grande, grandissima qualità tecnica. E per chiudere mi sembra giusto e doveroso salutare gli spettatori di Sesta Rete e i telespettatori soprattutto di penalty con un calcio di rigore. Non sono uno specialista, ma ci tenterò, chissà, forse riuscirò a fare gol. Adesso qua qualcuno si è anche messo a ridere perché insomma non è che sia un grande rigorista, ci ho tentato, però ho fatto gol e qualcuno ha detto vabbè, non importa, non c'era nessuno, può anche succedere. E diamo il benvenuto anche a Ciccio Caruso, Caruso Management del torneo Match Talent, so che sta andando benissimo, complimenti, ti sei anche avviato verso la carriera di presentatore, nonché anche insomma di intervistatore, bravo, hai la stoffa, complimenti. Con te parleremo più tardi anche sempre del torneo Match Talent che si svolge presso la Bola di Catania. Vi ricordo che la trasmissione del Match Talent va in onda qui su Sesta Rete ogni sabato e domenica alle 15.40 e la replica alle 20. La replica delle 20, chiaramente della domenica, è all'interno della nostra trasmissione Penalty. Parliamo di eccellenza, adesso lo facciamo subito. Abbiamo una schermata anche perché abbiamo dei risultati playoff importanti, poi ne parleremo anche con i nostri ospiti. Carmelo, è successo quello che forse un po' tutti si aspettavano in questo girone B del campionato di eccellenza. Più che i pronostici è stato rispettato il fattore campo, infatti la prossima, la finalissima del girone B vedrà di fronte Mister Bianco e Siracusa, si giocherà al Toruccio La Piana. Intanto scusami, io ero già andato al girone B. Giusto, giusto. Chiedo perdono. Facciamo un passo indietro, girone A, bravo. Come vediamo nella grafica, lì la sorpresa c'è stata. Beh, è un Fortese. Faccio un doppio passo indietro perché il Marsala deve cedere di fronte al Parmonval ai tempi supplementari e la cavalcata interregionale adesso se la giocherà questa simpatica formazione palermitana che dopo anni nelle retrovie, dopo anni di gavetta, tra virgolette, in eccellenza, dopo anni di sacrifici, alla grande occasione di poter arrivare in Serie D e diventare la seconda squadra palermitana. Allora, siccome abbiamo la nostra bella penaltina che non è che deve dire molti risultati, facciamogli dire almeno questi due risultati, sì, del girone B di eccellenza, i due risultati dei playoff, che sono stati risultati un po' a sorpresa. Eccoli qui. Allora, vai.
Mister Bianco Taormina 1-0, Sport Club Siracusa, Catania San Pio X 3-1. Benissimo, lì c'è scritto 2-1, ma il terzo gol è arrivato proprio nel finale dopo che noi avevamo già realizzato la schermata. Allora, battuta con Carmelo e poi con i nostri ospiti. Pronostico rispettato più che altro nella prima partita, quella che vedeva di fronte Mister Bianco e Taormina, vittoria meritata della formazione di Chiavaro. Decento per il Taormina, ha contestato qualche episodio arbitrale, però nell'economia del match la vittoria del Mister Bianco, che aveva due risultati su tre. Ha sbloccato dopo 20 minuti il risultato con Palazzolo e ha meritato il passaggio in finale. Tutto sommato lo ha meritato anche il Siracusa di Pippo Strano, che supera 3-1 la San Pio X di Anastasi. San Pio X che Anastasi, che di fatto in 4 giorni ha dilapidato tutto quello che poteva dilapidare, ha perso lo spareggio di Firenze, sì, con l'Arzignano per 2-1 tra le due semifinaliste della Coppa. Ha perso oggi quest'altro semifinale playoff. Ipotizzare un ripescaggio ad oggi è difficilissimo, e che credo insomma la San Pio potrà ritentare l'anno prossimo. Tra l'altro sulla San Pio stanno girando anche voci importanti di un passaggio, anche di uno spostamento da Catania. La dimensione di seconda squadra catanese sta stretto a questo club. Ci sono diverse voci, ma per il momento erano voci che potevano prendere corpo sicuramente in caso di Serie D. In caso di permanenza in eccellenza adesso è tutto da valutare. Infatti, tocca a te a questo punto rispondere. Fallimentare la stagione della San Pio? Visti i risultati direi di sì. A questo punto anche purtroppo dobbiamo ammettere anche questo. Anche perché all'inizio di stagione, con tutto l'organico che si ritrovava, non era pensabile e prevedibile un finale del genere. C'è da puntualizzare una cosa fondamentale, che si è giocato dopo un mese che sono finiti i campionati. Questo ha dell'incredibile, effettivamente. Tra altre cose, in condizioni atipiche, perché il Mister Bianco era entrato in sciopero, virgolettato. Fino a 2 settimane fa. Il Taormina ha avuto alte e basse, si è allenato e non si è allenato, per cui la concentrazione è venuta meno. Probabilmente non dà il vero valore specifico degli organici, anche se Siracusa, Mister Bianco è una grandita sorpresa per chi non conosce l'organico della squadra, perché annovera 6-7 giocatori importantissimi che hanno fatto di qualità, per cui diciamo che non è una sorpresa. Il problema diventa adesso come andare a gestire l'altra partita. Sì, perché giustamente scatterà il problema del campo. Perché il Toruccio Labiana purtroppo non è agibile. Non è agibile, e il Siracusa si presenterà con almeno 500 tifosi. Il Siracusa che aspetta questa partita, diciamo, anche perché il Siracusa era fallito, poi ha ripreso il titolo del Palazzolo, insomma ci sarà tutto un finale di torneo importante, e poi si devono incontrare con la Parma un Vale che rappresenta la seconda squadra, certo, della città. E poi da lì inizia il percorso. Il discorso nazionale di Acireale si è detto tra le righe, però anche perché c'è da dire che purtroppo le nostre strutture non permettono a una seconda squadra che fa l'eccellenza di avere un impianto proprio. Tant'è che hanno fatto gli zingare per tutto il campionato, allenandosi a destra e a manca. Sì. Hanno dovuto giocare a Masca Lucia ed è inopportuno che una seconda squadra catanese non abbia una struttura. Diciamo, Catania non può soffrire una struttura per poter fare un torneo importante come quello dell'eccellenza. Tempo fa l'Atletico Catania aveva come punto di riferimento lo Zia Lisa, però sappiamo tutti in che condizioni siamo, si trova quel campo. Siamo all'abbandono, Fontana Rossa è chiuso, Zia Lisa è quello, sì, che è. Gli unici impianti decenti in questo momento sono il Seminara e il Belletri, che ti permettono di giocare massimo la seconda categoria. È vero. Poi ci sarebbe bel passo, però già siamo fuori Catania. Già siamo fuori provincia, per cui insomma... Ormai il direttore, lei di Nesima e Montepone anche ne parla più, ormai nemmeno li consideriamo. Lasciamo perdere. Nesima e Montepone, del vecchio Duca d'Aosta. Montepone quando prima diventerà un parcheggio per l'ospedale Garibaldi. Anche io sono di questa idea. Voglio sentire anche Davide, che ne pensa di questo campionato, di questo Mister Bianco che ha sorpreso, di questo Siracusa che pur soffrendo comunque andrà a fare la finale del proprio girone dei playoff. Sicuramente una sorpresa Siracusa per quelli che erano insomma gli obiettivi. Il fatto che comunque abbia alla fine recuperato voi anche la defezione dell'FC Acireale, che ha inciso notevolmente, falsato, senza nulla togliere alla Tiger che assolutamente, comunque i suoi punti li ha fatti. Siracusa ha recuperato, Siracusa merita categorie importanti, quindi
Benvenga, mister Bianco sorpresa, quindi stiamo a vedere. Sarà un torno all'otto. Sì. Giuseppe, tu come vedi lo scontro mister Bianco Siracusa? Chi vedi leggermente avvantaggiato in questa partita? Io vedo avvantaggiato Siracusa per le... Blasone? A parte Blasone, ma per quello che stanno attraversando mister Bianco le ultime 3 settimane a livello societario hanno avuto dei problemi al di là dell'impiantistica dello stadio. Cioè, Siracusa, diciamo che già fra Blasone, fra società e fra il palcoscenico che non è quello che merita. Chiaro. Io vedo Siracusa abbandonato. Vedi Siracusa. Per Ciccio invece, Ciccio Caruso, nel tuo torneo molti giocatori importanti di eccellenza e promozione giocano in questo momento, quindi la qualità del torneo è considerevole e quindi hai anche un peso su questo campionato che si sta svolgendo in eccellenza. Sì, diciamo di sì, non l'ho seguito attentamente, però da catanese spero che il mister ce la faccia Bianco, il mister Bianco. Vabbè, giustamente si tifa mister si Bianco tifa un po', poi anche perché così almeno il prossimo anno potremmo avere un'altra squadra in interregionale catanese, no? Perché insomma è da parecchio tempo che ci manca. Benissimo, allora a questo punto abbiamo chiuso anche la parentesi dedicata all'eccellenza. Congedo Carmelo, con il quale ci rivedremo quando? La settimana prossima. Chiaramente, perché arriveranno a questo punto i responsi definitivi dell'eccellenza e quindi potremo... Scusami Ettore, sì, ma una nota per il Paternò? Quella è promozione. Ah, no. Adesso tra poco parleremo di promozione. Pensavo che eravamo io. Hai voluto scoprire le carte. No. Belle notizie per il Paternò, comunque, amici che ci seguite. Il Paternò parleremo quando parleremo di promozione. Salutiamo Carmelo allora. Grazie a te, Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. A domenica prossima. Perfetto, allora a questo punto ci fermiamo. Abbiamo un altro break pubblicitario e lo lancia naturalmente la nostra Giulia. Ci vediamo tra poco, vi aspettiamo. Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, tutte le domeniche a partire dalle 19.30, siamo anche in diretta sul sito di Sesta Rete, www.sestarete.org, dove potete seguire in streaming questa trasmissione che parla solo di calcio dilettantistico, la domenica in diretta alle 19.30, poi siamo in replica anche alle 23 ed il lunedì mattina a partire dalle 8.30. I nostri ospiti sono rimasti perché con loro parleremo anche di promozione e parleremo anche di 2 importanti tornei che si svolgeranno. E poi soprattutto anche una partita di beneficenza, sottolineiamola, questa che si svolgerà giorno 12, domani praticamente. Però devo salutare subito il giovane interista che ci è venuto a trovare, scherzo naturalmente, ci mancherebbe, Ciccio Lametta, che lo ritroviamo dopo una settimana di assenza, forse stavi preparando qualche cosa su Zanetti, perché tu sei un fan di Zanetti, vuoi dire la tua? Dilla, amante. Dai, io sono un fan dei giocatori delle bandiere, sì, e quindi è vero, penso che non esiste un appassionato di calcio che non sia fan di Zanetti. Questo è anche a parte vero, forse Ettore Tortorici. No, che... non è vero, sfatiamo questa cosa perché io ritengo Zanetti un grande giocatore, okay. Non all'altezza di Baresi. E comunque grazie per il giovane. Perfetto, non all'altezza di Baresi, qua insomma mister mi può confermare, tra Baresi e Zanetti qualche differenza c'è. E poi Baresi è italiano e ha vinto anche di più di Zanetti tra l'altro, senza nulla togliere al palmarès importante di Zanetti. Benissimo. Allora, con Ciccio Lametta parleremo del campionato di promozione, parleremo anche del Paternò, già mister Marletta ci ha anticipato la bella notizia, nel senso che comunque il Paternò è riuscito a vincere la sua partita playoff e quindi raggiungere il Giarre in eccellenza. Abbiamo una schermata e la commentiamo naturalmente insieme a Ciccio Lametta, i 4 gironi del campionato di promozione con i 2 playoff importanti che si sono svolti. Ciccio. Sì, avevamo oggi le 2 finalissime che hanno consacrato con 2 match diversi vittoriose le squadre di Paternò, appunto comprensorio Normanno e il Dattilo.
Dico due match diversi perché mentre il Paternò ha vinto bene 3-1, una partita a quanto ci hanno, abbiamo potuto raccogliere quasi mai in discussione contro il Mussomeli, è stato un match vibrante e teso fino alla fine, fino ai calci di rigore, quello tra il Dattilo e lo Sporting Taormina, con il Dattilo che è riuscito poi a vincere 4-2. È chiaro che il Paternò ha vinto bene queste due partite che lo attendevano. Credo che queste due vittorie tolgano ogni dubbio su questa squadra che durante la regular season era stata, il suo piazzamento era stato un po' contestato dai rivali. Quindi credo che queste vittorie siano la pietra tombale su qualunque discussione. Onore da parte mia al Paternò, il campo ha parlato chiaro. Due vittorie nette sia contro la Leonzio sia oggi contro il Mussomeli. Dall'altra parte quello che mi sorprende in definitiva è questa debacle del Taormina che negli ultimi 20 giorni insomma ha mandato all'aria una stagione che è crollato letteralmente. Assolutamente sì, chiaramente il Dattilo era una squadra di tutto rispetto che sapevamo avrebbe detto la sua in questa partita. Infatti. Allora, sentiamo un po' i nostri ospiti, si è chiuso quindi questo campionato di promozione, il Paternò ce l'ha fatta, era un girone impegnativo perché c'era la Leonzio super attrezzata anche lei per il salto di categoria, poi alla fine la squadra di Pannitteri è riuscita a trovare il bandolo della matassa e a staccare questo biglietto per il campionato di eccellenza. Meritatamente sicuramente, anche perché bisogna fare i complimenti alla vulcanica presidentessa Stefania Amato. Tra l'altro dovremmo avere, spero, in collegamento telefonico, irraggiungibile. Gli potrà fare in diretta forse i complimenti. Ecco, non è facile, non diciamo, è facile, gestire una piazza come Paternò, anche se proprio dico l'aggettivo vulcanico gli calza a pennello. Sì, sì, è vero. E complimenti a Ciccio Panetteri, che ho avuto il piacere di avere come allenatore quando ero direttore della Chiesa Sant'Antonio, perché dall'alto dei suoi trascorsi calcistici è uno che sa il fatto suo e gestire una piazza come Paternò non è facile. Tra le altre cose, in una partita importante che vedeva assenti Bracciolano, sì, e Polessi, per cui insomma anche perché il Mussomeli era attrezzato. Adesso ci si augura che il Paternò non faccia la fine degli anni precedenti, purtroppo. Ora sta, cioè, la dirigenza. Che si riesca a fare una buona programmazione per cercare di fare un Paternò buon Paternò sempre, insomma, regala queste delusioni. Paternò parte, arriva e poi ripensa, riparte un'altra volta. Insomma, non si riesce a capire. Non dimentichiamo che dalla Serie D è ripartita dalla promozione per vincere il torneo e riaccedere e riandare in eccellenza. Bene, allora abbiamo al telefono a questo punto la presidentessa del Paternò, l'avvocato. Pronto, mi sente? Buonasera avvocato, complimenti. Grazie. È stata una lunga e difficile cavalcata, però poi alla fine oggi a Mussomeli avete festeggiato alla grande questa promozione in eccellenza. Forse adesso vedremo altre cose a Paternò, o sbaglio? Assolutamente sì, vedremo una società che crescerà anche dal punto di vista societario, che darà sicuramente un piano di costruzione a questa squadra, quindi è un punto di partenza questo, per crescere di nuovo, ricominciare, visti diciamo di questo anno e per cancellare tutto quello che è stato fatto anche contro di me, devo dire, lo scorso addirittura. Quindi onestamente è un riscatto mio personale, perché questa squadra non ci credeva nessuno voleva venire a mettersi questa maglia. A dicembre abbiamo fatto gli infatti, ci abbiamo creduto, ci abbiamo messo carattere, impegno da tutti i punti di vista e cuore. E credo che ci sia stata, dicevo Presidente, credo che ci sia stata anche la sua passione personale nel progetto, il suo coinvolgimento proprio personale a questa risalita del Paternò. Sicuramente c'è anche, sono stata spesse volte il dolcissimo uomo in campo, no? Quindi una passione per il calcio che è mia, ovviamente, se no non potevo avvicinarmi a questo sport. E comunque credere nella squadra, sempre e comunque. Certo. Presidente, io ho qui il mister Renato Marletta, presidente dell'Associazione Allenatori Siciliani. È una persona che non conosco benissimo, ci conosciamo così, però vorrei conoscerlo meglio, è una persona sicuramente di grande spessore. È vero. Poc'anzi però parlavamo del fatto che il Paternò un po' ci ha abituato negli ultimi anni a questa salita, questa discesa, questa salita, questa discesa. Adesso però speriamo che ci sia una stabilità. Con tanti sacrifici e tante volte comunque così il campionato e comunque l'ho chiuso a un punto del play-off. Questo sicuramente. Tutto e tutti. Quest'anno l'ho vinto per ricominciare da sola. Bene. E mi sono legata ad un gruppo
gruppo di persone che mi stanno sostenendo da tutti i punti di vista. Quindi è un progetto a lungo termine che non è. L'abbiamo persa. Sul caso di stato è andamento sul progetto e quindi insomma daremo notizie a breve alla stampa per costruire questo è il primo mattone. Ci piace questa sua... Il saluto Renato Marletta con affetto e questo diciamo è quello che voglio dire. Ci piace questa sua energia e di buon auspicio anche per la stagione prossima. Stagione prossima che sicuramente avrete già incominciato così. A programmare, assolutamente sì. Già abbiamo una programmazione e quindi faremo una conferenza stampa breve dove presenteremo anche il nuovo staff societario. Si riparte da Pannitteri? Sicuramente sì, spero che lui accetti alla mia totale fiducia e sarà anche un po' quello che fanno i mister in Inghilterra, no? Nel campionato inglese, cioè manager e allenatore. Perfetto, è quello che voglio io, no? Costruire tutto attorno a un uomo squadra che potenzia la squadra partendo dai giovani, perché l'anno prossimo il tetto d'età è 25 anni. Sì. Quindi vogliamo fare una squadra di giovani, sicuramente giovani talenti, anche non solo italiani, per partire alla grande. Bene, abbiamo due domande e poi la salutiamo perché sicuramente starete organizzando i festeggiamenti questa sera, oppure li avete rimandati a domani, dopodomani? Va bene, saluto tutti in studio, buona serata a tutti. No, un attimo, Presidente, mi sente? No, dicevo, la volevo salutare con le ultime due domande, perché poi probabilmente farete i festeggiamenti questa sera, oppure... Sì, e già siamo in festeggiamento. Ah, perfetto. Quindi... Allora, una domanda gliela fa subito mister Renato Marletta e poi una il nostro commentatore Ciccio Rametta. Allora, intanto complimenti. Io l'ho definita vulcanica perché per quel poco che ho avuto modo di vederla gestire la società e gestire la partita, ritengo che... miglior occasione non ci sia per farle complimenti, ma soprattutto l'augurio che l'amministrazione gli sia vicino per completare degnamente quello che si chiama Stadio Borsellino. Ecco. Sì. Grazie per l'augurio, cercheremo di crescere anche con l'amministrazione. Perfetto. Ciccio Rametta, l'ultima domanda. Le due domande che avevo in mente, tanto complimenti presidentessa, le due domande che avevo in mente sono state bruciate, quella dello stadio e quella dell'età media dei giocatori, quindi vado in emergenza e le chiedo se c'è un giocatore simbolo di questa promozione, chiaramente lei mi risponderà tutti i protagonisti, ma se le viene in mente un nome simbolo. Allora, il nome è una persona che è cresciuta a molti squadre, che mi ha dato soddisfazione, è stato Nino Carbonaro, ma il più grande di tutti è stato Salvatore Sinatra, un ragazzo che secondo me merita ben altre categorie e che ha dimostrato in tutti i campi il valore del portare la maglia del Paternò e dell'essere Paternè. Grazie per la risposta, perché di solito dicono tutti quanti, quindi... Sì. Io ho i miei insomni in mente. È giusto che sia così. È giusto che sia così. Perfetto. Benissimo, allora Presidente noi la ringraziamo, le auguriamo il buon festeggiamento per questa bellissima vittoria e a prestissimo, magari sperando di averla ospite qui a Penalty nei nostri studi. Volentieri. Grazie. Stefania Amato, Presidente del Paternò Calcio, che ha raggiunto battendo il Mussomeli questa sospirata promozione in eccellenza, in un girone dove era appunto molto difficile. Prima c'era questa battaglia con la Leonzio, poi c'è stato anche la battaglia volendo con il Giarre. Da questo girone quindi due squadre raggiungono l'eccellenza e forse chissà la Leonzio con un ripescaggio, no, non si sa. Ma la Leonzio ha basi solide economiche e societarie, per cui nulla è precluso, soprattutto in un momento di crisi che attraversa il calcio siciliano. E poi perché Lentini, ho avuto il piacere di fare il direttore in Serie D, è una piazza che merita, anche perché ci sono tifosi passionali, soprattutto quel ragazzo, il giovane imprenditore. Ah, l'imprenditore Leonardi. Leonardi è un ragazzo che crede in questo calcio, anche se quest'anno certe disavventure, diciamo, dietro la scrivania gli hanno fatto un po' male, però... Beh, si sa che l'esperienza l'esperienza insegna che il calcio non è fatto sicuramente solo. La Leonzio quest'anno ha gettato le basi per fare un prossimo anno da assoluta dominatrice, secondo me è vero. Cosa ci vuole a livello manageriale? Lo chiediamo a Davide a questo punto, che è lui che la studia questa materia importante nel calcio dilettantistico puro. Cosa ci vuole, dici, in generale o... in generale quale potrebbe essere la svolta manageriale per una società come Paternò, per esempio? Paternò è una piazza grande. Quindi la pazienza credo sia molto poca.
Ricordo una volta Sacchi mi disse che in Italia la pazienza non ce n'è per far crescere i giovani. Vogliono tutto e subito. Beh, è chiaro che comunque Paternò è piazza grande, lavorando sul settore giovanile, Pannitteri ha la sua struttura, che devo dire lavora bene da anni con i giovani. Secondo me Paternò, come convenzione normanno, potrebbe prendere esempio da quello che ha fatto Ciccio. È vero. Benissimo, perfetto. Allora abbiamo chiuso anche questa bella parentesi con la possibilità anche di sentire la viva voce della vulcanica presidentessa del Paternò. Salutiamo Ciccio Rametta, che non vedremo la settimana prossima. Ma che a meno che non telefoni anche a me. No. Ah, vero, tu domani, domenica prossima, sarai fuori in quel di Verona a vederti Verona-Inter. No, non è il motivo. Noi non abbiamo inviati in quel calcio che non ci appartiene. Noi viviamo un altro tipo Sto di calcio. Sto cominciando a prepararmi altri palcoscenici. Benissimo. Vabbè, buona fortuna. Grazie. Salutiamo Ciccio Rametta, ci fermiamo, abbiamo un'altra pausa pubblicitaria. Tra poco con noi Alessio Patti, così per un quadro completo anche sulla prima categoria. Lancio della pubblicità. Ci vediamo tra poco. Rieccoci in studio, ancora una volta con Penalty, abbiamo l'ultima parte che vivremo insieme anche al commentatore ufficiale della prima categoria, il nostro Alessio Patti, che salutiamo. Ciao Alessio, ben trovato. Buonasera a tutti. Soprattutto non possiamo dire che oggi ci saranno risultati, ma soltanto una schermata riassuntiva completa. Sì, daremo ai nostri telespettatori... quelli che hanno vinto il campionato e che sono volati in promozione. 12 squadre che l'anno prossimo faranno il campionato di promozione. Benissimo, allora lo facciamo subito perché poi dobbiamo parlare di tante iniziative legate al calcio. Abbiamo questo gol del cuore, abbiamo anche il primo trofeo internazionale Etna Sud insieme a Dario. Un'iniziativa davvero interessante. È interessante. Poi abbiamo il match talent e abbiamo soprattutto poi la parentesi importante del beach soccer, perché dobbiamo capire dove vuole arrivare questa Domus Bet. Io sono ottimista, Renato. Io ho l'impressione che quest'anno la squadra di Giuseppe Bosco regalerà le emozioni che insomma non abbiamo avuto dal Catania di Pulvirenti. Ce lo auguriamo. Allora, Alessio, parliamo subito di questa bella schermata di prima categoria e riassumiamo il tutto e magari avremo modo anche di chiacchierare con i nostri ospiti. È stata una prima categoria un po' ingarbugliata, nel senso che alcuni gironi fino all'ultimo sono stati molto molto difficili nel loro responso finale. Sì, esatto, abbiamo qui in schermata le prime classificate, rispettivamente sono messe in ordine dal girone A al girone A, sì, e le vincenti dei play-off. E l'andamento dei campionati del campionato di prima categoria quest'anno è stato chiaramente differente girone per girone. Sì. Il girone H è stato quello emblematico sotto questo punto di vista, perché il Gela ha giocato da solo, l'abbiamo ripetuto numerose volte, sì, mentre squadre come la Stefanese, il Castel Termini, il Merì hanno conquistato la promozione alla loro ultima giornata. Differentemente già Borgata Terenove, Trecastagni e Città di Valverde avevano festeggiato la promozione con qualche settimana di anticipo. Chiaramente le promozioni più belle sono quelle più attese, e quindi la promozione per la Siculiana, il Promende, la Cisant'Antonio e il Macchitella ha un sapore diverso, perché ottenuto con gli spareggi promozione. È stato comunque un campionato molto alto da un punto di vista tecnico, più degli anni passati, e questo si è visto in numerose occasioni. Infatti, lasciando un po' la schermata, ne volevo parlare anche con i nostri ospiti. Allora, sorprende in positivo comunque questo Gela, che è destinato probabilmente a categorie ancora superiori, perché il presidente si è camuffato dietro una cipra, praticamente. Si è camuffato dietro una cipra. Però io credo che il Trecastagni...
Credo che il Trecastagni può rappresentare il prossimo anno una squadra forte per il campionato di promozione. Il Trecastagni ha dei trascorsi importanti, diciamo che si è autoretrocesso per volontà propria, perché faceva eccellenza. Intelligentemente, perché non poteva... Ed è andato in prima categoria. Ha stravinto questo campionato, diciamo, anche se Caltabiano... Ha avuto una flessione un po' negativa, ma il Calatabiano non ne ha mai approfittato e quindi poi il Trecastagni è rimasto sempre in vendita. Ma chiaro, comunque la differenza esisteva. Una nota particolare per le città di Valverde, che si affaccia a questo campionato di promozione, diciamo, anche perché dovrebbe anche migliorare la struttura. Sì. L'AC Sant'Antonio non è una novità, perché no, ha dei trascorsi importanti anche in promozione. Sì. Borgata Terrenove, tra l'altro, con un gruppo di anzianotti è riuscita a vincere questo girone. Questi campionati generalmente si vincono se hai dei giocatori d'esperienza. Parliamo sempre di giovani, ma la struttura portante, diciamo quello che era il famoso baricentro scheletrico, portiere, difensore, centrocampista e attaccante, è formato se sono forti, se sono importanti, poi magari ci metti i ragazzi, ci metti i giovani di ambizione. Il campionato di prima categoria è sempre un campionato un po' strano, nel senso che, a differenza dal campionato di promozione d'eccellenza, dove il giovane di qualità spicca, in prima categoria spicca di meno, perché, come ha detto appunto lei, mister, l'esperienza del giocatore che ha calcato i campi di prima categoria fa ancora più differenza che nelle categorie superiori. È vero. Infatti Trecastagni mostra, a differenza di tanti altri campionati, che è un po' come il Giro d'Italia: non è importante vincere qualche tappa, ma è arrivare al traguardo per primo. E loro ne sono stati un esempio. E Davide, invece, cosa ne pensa di questo campionato di prima categoria? Onestamente ho seguito poco, quindi, però notavo una cosa, Gela, trascorsi di Gela che fu in Serie C. Sì. E volevo farvi una domanda a voi, cioè il Gela, tu dicevi prima, ha fatto campionato a sé. Sì. In 26 partite, 25 vittorie e un solo pareggio. Quindi vinto il campionato con 6 sì, giornate. Sì, anche il presidente, ex presidente. Probabilmente di farà già l'anno prossimo in promozione un campionato di vertice. Sicuramente, ma chissà, vedremo. Dicevi, Giuseppe? Lo stesso organico. Beh, probabilmente una base solida come quella già di quest'anno, che ha stravinto il campione di prima categoria, non poteva essere altrimenti. Ciccio, invece tu come vedi l'AC Sant'Antonio il prossimo anno nel campionato di promozione? Credi che possa essere pronta con qualche aggiustamento per cercare anche di essere una società importante? Allora, io ho visto la finale la settimana scorsa. Sì, con Città di Catania. Con Città di Catania, e hanno una cosa in più che la prima categoria non ha: la tifoseria. Questo è importante. Ed è una cosa molto importante. E già aiuta la società a fare degli obiettivi un po' più importanti. Certo. Il team c'è. Con due pitine potrebbero... Può dire la sua alla grande anche nel campionato di promozione. Allora, adesso parliamo di alcune iniziative che si svolgeranno nei prossimi giorni. La prima è questa, si chiama Gol del Cuore. Questa è la locandina che tra poco adesso andremo a visualizzare in maniera più dettagliata. Ce ne parla naturalmente mister Renato Marletta. Allora, Renato. Allora, io ho avuto il piacere e l'onore di essere stato invitato come allenatore di una delle due squadre da parte dell'organizzatore Giovanni Galì. Naturalmente allenare l'Itterio domani e allenare Bruno Torrise sarà un vero piacere. Tra altre cose è una manifestazione, diciamo, importante. Dico, speriamo che ci sia alle 9:30 a Torre del Grifo una partecipazione, perché si parla di solidarietà. Beneficenza a tutti gli effetti. La madrina Donatella Finocchiaro presenterà Giuseppe Castiglia, per cui è un momento di aggregazione per tanti giovani che vogliono vedere anche artisti siciliani. Ho visto qua la scaletta delle convocazioni, ricordiamo alcuni giocatori della squadra attori cantanti: abbiamo Mimmo Gennaro, Maurizio Nicolosi, Andrea Troina, Enrico Guarneri, chiaramente, poi c'è Mario Pinato, insomma i nomi sono importanti. Il problema è trasformarli in calciatori. Quello è un po' più difficile. Mentre la squadra degli artisti siciliani, beh, sicuramente sarà, credo, leggermente più preparata, no? Ho questa sensazione. Allora, hanno la fortuna di avere nella loro fila Orazio Russo sì, e Gaspare Cacciola, che ancora qualche calcio riescono a dare. Però c'è Gino Astorina, Ruggero Sardo. Però dico, lo spirito naturalmente è quello goliardico di partecipazione, per cui insomma... Piero Zola, Carmelo Florio. Speriamo in una partecipazione massiccia, anche perché, ripeto, è soprattutto una giornata di solidarietà. Si riderà, perché vedo che ci sono molti comici.
comici, quindi si cercherà anche di sdrammatizzare il tutto. Allora ricordiamo l'appuntamento. Domani mattina alle 9:30 a Torre del Grifo. C'è un ingresso oppure l'offerta è in beneficenza, libera? No, credo che ci sia l'ingresso con 5 euro, si paga 5 euro perché già sono state diciamo organizzate nelle scuole dell'Interland. Ho capito, bene, questo è importante. La prevendita c'è già stata ed è stata piuttosto importante. Certo, certo, in questa maniera si aiuta la solidarietà a 360 gradi. Tra l'altro, scusami, a proposito di solidarietà, si aggancia all'altra partita del cuore che ci sarà. Mentre ci siamo, anche là sono un allenatore di una delle squadre, non so quale Luca Napoli mi assegnerà, sì. Ma già si prevede allo stadio Cibali, il Massimino stadio pieno. Massimino. Tra le altre cose, ci sarà anche Angelo, la famosa cubista. Gioca? No, farà sicuramente spettacolo. È la testimonial. E poi, a proposito di solidarietà, volevo ricordare che l'AIAC non si fa mancare nulla. Sì. La settimana scorsa abbiamo ratificato un accordo con la Frates di Santa Caterina Battiata di Cicatena, per cui in tutte le manifestazioni per donare sangue io allenatore saremo pronti e disponibili. In questo contesto cerchiamo di coinvolgere anche i giocatori. Bene, interessante, tutti. Interessante. Vedo che già Giulia sta facendo vedere questa seconda locandina di questa iniziativa invece che si svolgerà attraverso anche tre amministrazioni comunali che l'hanno sposata. Patrocinata, sì, anche l'ARS insieme ai comuni. Sì, è un torneo internazionale appunto denominato Etna Sud, perché sul versante proprio sud dell'Etna, e che appunto i comuni hanno sposato, per questo anche turistico, lo sport e il turismo, insomma si sposano... Categorie allievi, sì, 97-98. Abbiamo il piacere quest'anno di ospitare con la prima edizione squadre professionistiche, quindi avremo il Palermo, avremo la Regina, avremo il Catania Calcio, ovviamente non potevo mancare, avremo il Valletta da Malta, che è la squadra più titolata. E anche una squadra finlandese. Dalla Finlandia. Cioè non vi siete attuali fatti mancare campioni nulla. Del sud della Finlandia di categoria, il Ragusa Calcio, il Belpasso e la rappresentativa FIGC di Catania. Che sarà allenata da Prezzavento. Orazio. Però mister, tu farai sempre un po' il direttore Io. Tecnico. Lavoriamo insieme da una trentina d'anni. È vero, quindi è un evento, con Nubia e Vincente. È un evento nell'evento, perché all'interno del torneo abbiamo due eventi importanti. Il 30 al mattino avremo l'accoglienza delle squadre e si aprirà con un convegno dal tema sport e integrazione, quando lo sport annulla le differenze. Abbiamo coinvolto le scuole dei comuni patrocinanti, quindi Belpasso, Nicolosi e Ragalna. All'evento parteciperanno la dottoressa Visentini, studio Ghiretti, che è uno studio dell'Unione Nazionale che organizza eventi di una certa importanza, l'ultima è la Junior Team Cup, e un ospite tecnico, un allenatore che farà dalla Serie A, che attendiamo il nome la famosa a sorpresa. È un esatto, convegno a sorpresa, esatto. Allora, a dire la verità, avevamo contrattato Stramaccioni. Sì. Siamo partiti da Sacchi, purtroppo il momento dei mondiali, sono tutti impegnati. Domani, martedì mattina, il nostro consiglio nazionale è a Coverciano per un direttivo, vedremo a sorpresa chi ci farà arrivare. Se voi portate Stramaccioni mi fate contento Ciccio Rametta, che ha una grande voglia di conoscerlo. Guarda, magari... è stato contattato direttamente, c'era un problema che lui praticamente l'indomani mattina alle 9 dovrebbe essere a Roma perché c'è un convegno sulla SLA. Ah, bene. Non ci ha detto di no, perché noi abbiamo detto che la tempistica aerea gli potrebbe permettere di essere presente. Aspettiamo risposta. Senti, toglimi una curiosità, non c'entra niente, ma volevo saperlo, siamo quasi in chiusura ancora, però poi voglio parlare del Catania Beach Soccer, ma so che Stramaccioni non è stato promosso al Supercorso. No, Stramaccioni ha completato successivamente, perché c'era un problema di assenza. Ah, ho capito. Allora, quando tu frequenti un corso anche professionistico, hai delle assenze giustificate, predefinite. Sì. Lui in quel periodo allenava l'Inter e purtroppo l'esigenza di allenare non era compatibile con certi giorni di assenza. Quindi successivamente allora, la federazione gli ha permesso di rifare gli esami in un momento successivo. Mi mancava questa cosa. È allenatore professionista a tutti gli effetti. Beh, sì, per la gioia di tutti anche. Anche se poi speriamo che arrivino i risultati. Ma sai, lui è partito dalla Roma, poi si è trovato a guidare l'Inter. E come ha fatto? Cioè, come ha fatto? Beh, lui aveva vinto la Champions League, la UEFA Youth League. Sì, ma a livello giovanile un po' di fortuna ci vuole. Gli allenatori hanno bisogno. Allora, gli allenatori hanno bisogno di avere opportunità. Okay. Pellegrino Docet. Giusto. Cioè, se gli dai l'opportunità, è chiaro che tu devi essere bravo in quel momento. A sfruttare. Per cogliere l'attimo, perché l'autobus non passa tutti i giorni. Mai, non passa mai. L'ultima cosa, ma così, volevo per il programma.
invito chiunque volesse partecipare sul sito www.torneoetnasud.it. Da martedì sarà aperto, quindi sarà possibile. Benissimo, così c'è anche tutto il calendario degli incontri. Sono due gironi di quattro squadre. Semifinali incrociate, prime con seconda, seconda con prima. Le terze e quarto per fare invece la finale di ottavo posto e sesto posto. Benissimo, quindi sarà importante seguirlo. Dal 30 fino al 9 giugno, fine settimana, da venerdì a... Calcio giovanile, dilettantistico, non tanto perché sono quasi tutti professionisti. Diciamo che sarà calcio ad alto livello, ad alto livello. Sud dell'Italia. Benissimo. Ho voglia di parlare di beach soccer e allora a questo punto parola e telecamera a Giuseppe Platania, capitano della Domus Bet Catania Beach Soccer, nonché anche giocatore della nazionale, ormai da oltre sei anni presente nel gruppo storico di questa nazionale che cercherà prima o poi di vincerlo questo mondiale. Però non parliamo della nazionale, parliamo del Catania Beach Soccer che si sta preparando alla Champions League. Allora, prima della Champions abbiamo un altro evento molto importante che è la Coppa Italia. Già, vero? È che no, uno pensa sempre che la Champions sia perfetto, più... perché la Champions diciamo che è un evento organizzato dal presidente con i massimi sforzi e l'ha ottenuto. Però quello che ci anticipa prima è la Coppa Italia, che purtroppo negli ultimi tre anni siamo stati protagonisti di tre finali e tutte e tre le abbiamo perse. E quindi avete voglia perciò, di... voglio dire... Diciamo che la Champions però per adesso, a parte in questi giorni, sarà la presentazione. È nella vostra mente, ma in questo momento è in un angolino. È in un angolino messo a parte perché lì sarà, spero, solo una competizione dove dovremmo essere protagonisti innanzitutto perché padroni di casa, certo, e ospitiamo l'evento. Però certo, sarà una vetrina importante perché dobbiamo lì trovarci avversari non solo delle grandi società, ma il sistema dell'Euro Beach Soccer Cup funziona che tantissime società come la Polonia, l'Ucraina e la Russia sono le nazionali messe lì a fare esperienza e giocare sempre insieme. Cioè sarà ancora molto più difficile, certo, nella, certo, Champions. Certo. Quello che stiamo preparando prima di tutto, come ripeto, ha allestito una squadra fortissima il presidente, ma non viene meno alle altre squadre che abbiamo avuto negli anni passati. Non per niente abbiamo fatto quattro finali negli ultimi tre anni. E io credo che questa però sia la stagione probabilmente della svolta anche a livello societario da parte del team di Bosco. Vincere aiuterebbe probabilmente a questo passaggio di grande immagine nel mondo del beach soccer. Sì, tu mi insegni che non basta arrivare in finale e guardarla. E guardare gli altri alzare il trofeo. Bisogna giocarla e vincere. E quest'anno abbiamo una vetrina in più che è la Champions, ma in ogni caso è riuscito il presidente con il comune, la città, a organizzare e a disputare le finali proprio a casa nostra, lì d'Azzurro. Giuseppe Platania c'ha un sogno? A parte di rigiocare una finale mondiale persa contro il Brasile, persa con quell'allenatore con cui adesso inizierai a lavorare. Guarda, il sogno è già stato realizzato quel periodo lì, perché non capita tutti i giorni trovarsi esordiente al mondiale e disputare addirittura la finale, perché purtroppo per la nazionale è stato un sogno, una parentesi, perché è molto difficile, perché purtroppo noi abbiamo problemi di struttura. Beh, adesso con questa beach soccer però... Io dico come nazionale, perché arena, purtroppo rispetto all'est europeo che ha le attrezzature, gli impianti al chiuso, riscaldati, noi ci vediamo soltanto, vedi, domani andrò 5 giorni e poi il prossimo impegno sarà tra un mese. Ho capito, quindi avete bisogno anche di una struttura al coperto? Sì, si fa fatica perché purtroppo tutti i ragazzi che ci ritroviamo la domenica a giocare con la neve, con la pioggia, l'indomani dobbiamo metterci sulla sabbia, non penso è facile perché... C'è Davide che voleva fare una domanda. Volevo fare non una è piccante, mi auguro. No, curiosità mia. Si parla chiaramente di livello dilettantistico, però so... Beh, in questo caso non tanto, Sì, no, dire, è comunque sempre sotto la giurisdizione della... Sì. Allora, chiedevo a lui... La nazionale non più, Club Italia. Ok. Chiedevo a lui, sicuramente i professionisti si sono messi anche ex giocatori magari all'opera nel beach soccer. Io so che tu hai affrontato, era allenatore lui, un grande del calcio mondiale, che è Eric Cantona. Ora, con la faccia, ti chiedo una cosa. Secondo te i professionisti che apporto possono dare al movimento o insomma al beach soccer in generale? Sembra lui ha fatto calcio ad alti livelli. Cavolo. Guarda, noi adesso abbiamo il CT nostro nazionale che è Esposito, Massimiliano Esposito. E come persona, e come anche ho avuto la possibilità di conoscere, come ben dici, Cantona, si può innanzitutto l'esperienza.
perché sono gente professionista. Sono diversi che il calcio 11, come se fosse un altro sport in fondo. Però è un altro sport. Quando però, hai di fronte certi elementi. Però abituati a vivere e respirare calcio tutti i giorni, pressione, la pressione. E a fare il professionista per 15-20 anni ti danno... Quindi aiutano. Sì, sì, ti danno c'è solo da imparare con loro accanto, diciamo. Com'è Cantona? Sono curioso. Hai 5 secondi per rispondere, perché sennò non riesco a chiudere in tempo. Com'è Cantona? Una grande persona. Basta che non litiga. Va bene, siamo quasi in chiusura, però l'ultima battuta la voglio fare anche a Ciccio Caruso di questo torneo. Insomma, ormai se ne parla in maniera forte e determinata in tutto l'ambiente del calcio dilettantistico. Tra l'altro, campionati finiti, quindi i ragazzi vengono a giocare con più intensità. C'è grande agonismo, le prime 3 settimane sono state intensissime, credo che anche le prossime saranno considerevoli. Ciccio. Sì, intanto scusami se ti correggo, sono 2 le giornate. Hai ragione. Appena concluso la seconda giornata. Abbiamo concluso la seconda, chiedo scusa. Sì, abbiamo... No, è perché abbiamo fatto la settimana prima della presentazione. Esattamente, noi che abbiamo lavorato già da 3 settimane. Sì, è un progetto che sta crescendo di giorno in giorno, già l'ambiente si sta incominciando a riscaldare, i giocatori molto... più nominati vengono all'interno della struttura, grandissimi campioni di promozione che per il momento non si dicono i nomi prima che poi certo, i presidenti chiaro. Vengono. Vabbè, ormai sono finiti i campionati, quindi. Però sai, la settimana scorsa hanno giocato da me. E quindi poi si sono andati a fare le finali. Poi si sono andati a fare le finali, comunque. Vabbè, ok. Abbiamo discorso. Per tenersi in allenamento. Sì, e per tenersi un po' in allenamento. Quindi allora le prossime settimane ci attendono ancora grandi incontri. Sì, grandissimi match, grandissimo spettacolo, ma grandissimo fair play. Benissimo. E quella è la cosa principale. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Vi ricordiamo che potete seguire il Match Talent anche su Sessa Rete il sabato e la domenica alle 15:40 e in replica alle 20. Nella puntata della replica delle 20, come tutti ben sanno, il tutto è inserito all'interno della trasmissione Penalty. Abbiamo chiuso, passiamo ai saluti, salutiamo Ciccio, grazie Ciccio per questa tua presenza. Salutiamo anche il capitano della Catania Beach Soccer. Grazie a voi. In bocca al lupo, sarà una stagione estiva. Credo positiva, sono molto ottimista, anche perché portate in alto questo nome del Catania che ultimamente insomma non ci ha dato delle belle cose. Salutiamo anche Davide con il suo torneo che si svolgerà prestissimo, la settimana prossima. Il 30 maggio, quindi meno di 2 settimane, e anche lì avremo modo di vedere grande qualità. Salutiamo anche mister Renato Marletta, ci rivedremo prestissimo perché insomma stiamo lavorando intensamente a questo Penalty Awards che ci vedrà. Grazie sempre per la gentile disponibilità. Grazie a te anche per i tuoi consigli e anche per il tuo conoscere approfondito il calcio dilettantistico. E salutiamo anche il nostro splendido Alessio Patti. Sei sempre abbronzato, come fai? Non lo sappiamo. Certo, lavoro al sole. Se non mi abbronzo io, chi se no? Comunque Ettore, saluto te e tutti i nostri telespettatori, auguro un buon inizio di settimana. E salutiamo anche la nostra Giulia, che invece dovrà andare a ripararsi questo suo ginocchio, perché ha preso una botta bestiale. Grazie. Ci rivediamo con te la prossima settimana. Ci vediamo domenica prossima. Noi chiaramente rimandiamo il tutto appunto alla prossima settimana, a partire dalle 19:30 con una nuova puntata di Penalty. Ufficialmente è l'ultima puntata in studio, perché poi quella del 25 sarà dedicata solo ed esclusivamente alle nomination e alla presentazione del trofeo Penalty Awards. Vi ricordo pure che questa trasmissione la potete seguire online attraverso il sito di Sesta Rete, www.sestarete.org. Appuntamento alla prossima settimana, quindi domenica alle 19:30. Grazie a tutti e arrivederci.